E andiamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 15, versetto 13, e così dice: Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. E ancora, prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 6. Cristo Gesù ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Tu sarai libero. Turchela era un giovane cristiano russo, rinchiuso in un gulag a motivo della sua fede. Condivideva la cella con Ivan, colpevole di vari delitti. Fin dall'infanzia, Ivan non aveva incontrato altro che ingiustizie, odio ed emarginazione, e aveva più volte commesso infrazioni. Ma ora eccolo, con qualcuno in cui poteva trovare amore, calore, speranza. Poco per volta Ivan incominciò a fidarsi di Turchela. Diventarono amici. Durante le lunghe sere invernali, Turchela gli parlava della sua fede in Gesù Cristo e gli diceva: Cristo può liberarti da quelle cose di cui sei schiavo. Anche tu puoi sperimentarlo. Chiedilo a Lui. Un giorno i carcerati fecero una rivolta. La repressione fu immediata e atroce. Una squadra di soldati entrò nel campo. I detenuti furono messi in fila. Il caposquadra ne contò 10. Il decimo doveva fare un passo avanti e veniva destinato alla fucilazione. Turchela si trovava proprio dietro all'amico. Prima che il conto arrivasse a loro, Turchela fece un rapido calcolo. Ivan sarebbe stato il numero 10. Mancavano pochi secondi. Turchela prese per mano l'amico e gli sussurrò: Tu sarai libero. Poi cambiò rapidamente il suo posto con quello di Ivan. Un attimo dopo gridò: 10! Con voce forte e chiara, e fece un passo avanti. Turchela venne fucilato. Ma la sua fede continuò a vivere in quell'amico per il quale aveva accettato di morire. Da quel momento Ivan non poté più vivere senza quel Gesù che aveva dato a Turchela l'amore e la forza di sacrificare per lui la propria vita. Quello stesso Gesù ha dato la sua vita anche per te che stai ascoltando questa mattina. Che il Signore ci benedica. Ci vediamo.